Siamo partiti da Kingman alle 5, sta piovendo, ma la previsione dice che si apre il cielo. Sì, le cataratte dei cieli si aprono. Proprio il caso di dire di male in peggio. Adesso sta nevicando. Questa avventura è partita all'insegna dell'ottimismo. Vedremo come andrà a finire. La neve sta aumentando, siamo ormai a 1800 d'altezza. Doveva essere previsto non caldo, ma neanche questo freddo. Eccoci qua, stiamo andando alla Supplier Reservation, Indian Reservation. Stiamo andando lì per dare gli inviti per il discorso speciale che avremo in questo piccolo villaggio, questa riserva. Abbiamo già camminato 1.5 miglia, ma ne dobbiamo fare ancora 5.5 per arrivare. Come vedete oggi è stato un po' brutto, il cielo è coperto e abbiamo preso anche della neve, pioggia, neve. E questo qui è Mario, carico come un mulo. This should be Lori. I can't see really. But yeah, we are down in the canyon. You know, it's a little bit better. Them. That's a good way. That is a good way to go to the village. Siamo nel mezzo del canyon, eh? Il sole è venuto fuori poi alla fine. Siamo partiti insomma con la pioggia, poi la neve e adesso siamo giù nel canyon che va. Eccoci qua dentro il canyon, abbiamo rimasto 2 miglia per arrivare al villaggio. Sì. È solo, è piantato per terra, questa sulla di sotto. Guardate il cielo come è diventato adesso. Stamattina ha dovuto solo fare confusione per complicarci un po' la vita, Lori. Alghe verde. Yes. Oh, siamo ormai arrivati. It's almost finished. Guarda qua il cielo. Che Lorelina. Lorelina, sei ancora in forma, eh? Guarda che cielo blu e che verde in questo canyon. Sì, stamattina nevicava. Siamo quasi arrivati. Diciamo sempre così. Comunque, siamo quasi arrivati alla riserva indiana. Mancano ancora 700 metri, forse 600. Mario, quanto manca? No, quanto manca la riserva? 1/2 chilometro. Quindi ce l'abbiamo quasi fatta. Oh, ragazzi, che è stato duro. What is that? No. Vietnam. Non so, è un sacco di roba. Cosa per esempio?
Poi andiamo in camera. Or? Quelle cose che vedo dai miei piante. Siamo in fondo alla valle, al Supai Village. Qui proprio il villaggio, Lorella, è in servizio. Yes, questo è l'invito. Guardate che verde che c'è, è incredibile. It's incredible. Per 10 giorni dovremo avere un sereno totale. Infatti sta veramente schiarendo oggi. Avete visto, stiamo predicando in modo informale con i jeans. Yeah. Mario non ha la cravatta. Mi hanno detto di togliere la cravatta. Supai Reservation. Stiamo predicando in un paradiso. A destra potete vedere quello che ha fatto Geova Dio. Però qui a sinistra potete vedere quello che ha fatto l'uomo. Ecco, questo è quello che c'è qui. State lontani, zona contaminata. Qui stanno costruendo non so che cosa, proprio qui in questa zona contaminata. E dietro di nuovo la creazione. Guardate che bello. Questa è una delle piazze principali dove c'è anche il lodge. Qui tutti i cliff attorno al villaggio. Questo è il posto dove noi terremo la nostra adunanza oggi. Speriamo che venga qualche interessato. Sarebbe molto bello. This is the elderly center. Cioè il centro per gli anziani, dove i più anziani possono avere cibo gratuitamente. Abbiamo già prenotato tutto. Everything is ready. Questo è il centro del villaggio. Quasi alle 2. Guardate che cielo meraviglioso. È incredibile questo blu. Poi questi alberi verdi. Non c'è nessuno in giro. Qua c'è il nostro lodge. Una città fantasma sembra adesso. Ok. Non ci sono turisti in giro, niente. Dieci minuti prima dell'adunanza. Ecco. È veramente impressionante il verde che c'è qui. This is the place. This is the place. Qui è Elderly Center, dove si radunano gli anziani. Yeah, it's just a garden. And he also